c'è uno studio che dice che i cittadini di Ragusa, Agrigento sono fra i massimi evasori in Italia. Volevo chiederle che ne pensa. Ma che minchia sta dicendo? Ha risposto perfettamente per com'è che è la realtà. Perché se tu giri e cerchi l'evasione fiscale nella ricevuta, lì non la puoi trovare mai. Secondo gli studi di Unioncamere del Veneto, nel sud dei sud d'Italia, qui fra Agrigento e Ragusa, ci sarebbe il rischio evasione più alto d'Italia. I consumi di energia e carburante, i depositi bancari e così via non giustificherebbero i bassi introiti del fisco. Insomma, consumi superiori ai redditi. Viviamo la nostra prima giornata nella Sicilia meridionale, andiamo a caccia di scontrini. La sorpresa è servita. Due fornai su tre scontrinano persino il singolo panino. Ed anche se il barbiere non ci rilascia la ricevuta, al mercato ci compilano uno scontrino a mano per due paia di calzini. Scontrino anche per il vino sfuso. Al bar tutto regolare per i visi sconosciuti, un po' meno per la gente del luogo. I contratti d'affitto per le residenze estive da quest'anno si registrano, non fosse altro che per paura. Molto meno impeccabili i proprietari di immobili che si affittano agli studenti. Se non lo registriamo possiamo fare qualcosa in meno? Un giorno, però è poco per capire il sistema. L'indomani ce lo spiegano. Se non mi riprendi in viso ti racconto io la giusta realtà della Sicilia. Ciò che fa schizzare gli indicatori dell'evasione fiscale non è lo scontrino, ma il doppio lavoro. Cacchio, io finisco a lavorare alle 6 di pomeriggio, me ne vado a fare un altro lavoro e mi posso stare fino a mezzanotte l'ora, non me ne crea problemi, assolutamente. Il vulcano, il sole, la Sicilia, questo ci porta a essere con i calli alle mani. Non siamo evasori fiscali. Noi tendiamo di campare. Pur sapendo che evadi le tasse, questo lo sai. Cerchiamo di capirci, perché se fai già un secondo lavoro, sul primo gliele paghi le tasse, quindi che cosa stai andando ad evadere? Quello ti levano fino agli ultimi capelli che c'è in testa. Porta un milanese con quella nebbia che c'è, con quel freddo che c'è, se riesci a fare un doppio lavoro, quelli sono tutti stressati. Ovviamente non ci accontentiamo del racconto e grazie alla disponibilità tipica della gente del sud ci facciamo prestare un appartamento che ha due problemi, la perdita di un lavandino e un'antenna che va così e così. Di tubiatura qua. Io faccio un altro lavoro. Ah, questo è il tuo secondo lavoro? Quando posso, sì, perché non riesco a fine mese. E che lavoro fai tu? Attualmente sono vigile del fuoco. 45. Ma la ricevuta me la puoi fare? Non la posso fare, sì. Se no la posso fare, la devo portare domani, però io devo fare magari più. Ah, più di 45? Sì, devo pagare le tasse. E quindi quanto verrebbe con la ricevuta, diciamo? 30 euro in più. Ah! L'IVA, c'è l'IVA. È la miseria dell'IVA. Ho capito, ma 45 euro, l'IVA sono 9 euro. Ma io ci soldo non ne faccio. Perché ho capito, però a me serve. Dai, ne? 60 con la fattura. Ciao, 65, dai. 65 con la fattura. Però mi devi fare un favore. Mi serve un antennista. Ti stavi guardando quella statuetta? Ah. O finanziere. Ci ne zicca, no? Capirino brutto, Io sono impiegato alle poste. Ah, le poste lavori? Sì, però nel tempo libero, nei giorni liberi, le riposo, non è. Unico conto, ma sempre 150, insomma, no? Se la ricevuta va bene, 150. Se vuoi la ricevuta... No, con la ricevuta... Ci sono altri 50 euro. Ci sono altri 50. Vabbè, poi se in caso, se non ti trovo, ti vengo a trovare alle poste? Qua... Evitiamo. Evitiamo. Sì, hai ragione. Scusami, questo è il sistema. Sostanzialmente è questo. E non ti senti in colpa perché fai così? Ma si deve sentire in colpa chi mi porta a essere così, non io. Non ci si vergogna, anzi, questa è la ricetta anticrisi del profondo sud d'Italia. Pirandello, che viveva qui e che forse si sarebbe inalberato di più per questo scempio dinanzi al suo balcone, diceva che per giudicare un mostro non basta guardarne solo la coda. Ed anche Camilleri, tramite il commissario Montalbano, ammonisce. Per giudicare i siciliani non bastano né le parole che dicono né i gesti che fanno. Bisogna andare più a fondo ai come e ai perché di tutto questo.